Oggi ricorre il quinto anniversario del terremoto che ha distrutto Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto e fatto danni nei 138 comuni del cratere 2016, 300 vittime, quelle del terremoto del centro Italia e tante persone che ancora attendono e sarà lungo il rientro a casa. C'è il Premier Draghi per questo anniversario. La struttura commissariale guidata da Giovanni Legnini ha presentato proprio ieri un dossier analitico di 40 pagine sulla situazione comune per comune. Amatrice e Accumoli, in provincia di Rieti, Arquata del Tronto e in quella di Ascoli, sono i comuni che hanno sofferto vittime e maggiori danni. La ricostruzione qui purtroppo è stata avviata solo nell'ultimo anno, a conclusione di percorsi molto complessi. Però l'impronta del commissario Legnini e dei due dirigenti degli uffici speciali, Raffaello Fico per il cratere 2009 e Vincenzo Rivera del cratere 2016, si vede come fortunatamente, anche se tantissimo c'è da fare. Le domande accolte sono il più 197% rispetto all'anno precedente, lo stesso periodo. Quindi è la maggiore progressione percentuale che si registra nell'Appennino centrale. Abbiamo recuperato integralmente il gap. I dati che avete letto in questi giorni sui giornali sono al 30 giugno. Io vi posso dare un'anticipazione: con i dati ad oggi, 24 agosto, non siamo più la Cenerentola, non siamo più gli ultimi, abbiamo anche superato la Regione Lazio. Quindi ad oggi abbiamo decretato più di 1.100 cantieri autorizzati. Complessivamente le pratiche introitate sono 3.500 per la Regione Abruzzo, alle 1.100 concessioni si devono aggiungere anche chiaramente i rigetti. Oggi possiamo dire che abbiamo definito oltre il 40% delle pratiche istruibili. E anche nell'Aquilano qualcosa si muove, basti pensare a Campotosto con la partenza finalmente dopo 12 anni del cantiere di Via Roma. Vale la pena ricordare che ci sono molti comuni dell'Alta Valle della Terno, come Montereale ad esempio e altri, imbrigliati nelle questioni burocratiche del doppio cratere. Durissime le scosse di 12 anni fa, fatali quelle di 5 anni fa, a completare l'opera distruttiva e la situazione complessa di molti piccoli comuni che rischiano l'abbandono se la ricostruzione dovesse stentare ancora. Avevamo la ricostruzione del 2009, poi nel 2016 c'è stato l'altro terremoto e abbiamo dovuto sospendere ogni attività per il 2009. E questo ci ha fatto perdere del tempo prezioso che si è aggiunto al tempo prezioso che è stato perso in questi ultimi 3 anni, dopo il 2016 diciamo. Però adesso c'è stato un punto di svolta sulla ricostruzione, grazie all'impegno anche del commissario Legnini, che ha fatto un ottimo lavoro. E quindi adesso possiamo dire che veramente è partita la ricostruzione, un po' in ritardo, però insomma meglio tardi che mai. Le persone se vanno via poi non tornano. La cosa che mi rincuora è che tante persone con le seconde case continuano a tornare, questo legame diciamo con questo turismo di ritorno non si è interrotto e per noi è fondamentale. Anche la città dell'Aquila oggi ricorda e si stringe alle popolazioni colpite, l'Aquila e Amatrice sorelle accomunate da una storia terribile. Se l'Aquila vede la luce oggi, l'auspicio è che presto possano farlo anche le altre comunità che ancora soffrono.